il sentimento alla base di questa proposta di legge è stato quello di guardare anche a quello che accade negli altri paesi, alle altre legislazioni e prendere ciò che era plasmabile in base all'ordinamento giuridico italiano e tradurlo in legge italiano. La gestante deve essere una donna che è già mamma, che non ha più di 42 anni, per avere maggiori sicurezza per la sua tutela della salute. È una donna che può cambiare idea fino al momento del trasferimento dell'embrione. La donna potrà offrirsi come gestante per un massimo di 2 volte. Essendo già stata mamma, la tutela della sua salute è importante. Deve essere una donna economicamente non in stato di bisogno, con un reddito. Viene previsto che ci sia il rimborso di tutte quelle spese che sono legate ad una gravidanza. E c'è il rispetto della legge 40 per la parte che riguarda la commercializzazione. Perché? Perché nel nostro ordinamento il codice civile vieta di commercializzare parti del corpo e quindi nel rispetto delle norme del nostro paese si propone la gravidanza solidale. Il legislatore dovrebbe essere lo specchio dei cittadini. Certo, poi le leggi elettorali ci fanno trovare in situazioni come quelle che stiamo vivendo e quindi è uno specchio un po' offuscato, però i cittadini italiani meritano rispetto, rispetto delle loro libertà sancite dalla Carta Costituzionale. Ecco, alla luce delle dichiarazioni dei ministri, dei vari ministri e anche dei vari politici della maggioranza del governo, quanto ritiene che questa proposta possa essere recepita? Ma il nostro impegno è che ci sia intanto una discussione con toni diversi e che si tenga conto di quelle che sono le richieste dei cittadini, non dell'Associazione Luca Coscioni, dei cittadini. Gli italiani terranno conto di quello che avverrà in Parlamento, ne tengono conto ogni giorno, l'abbiamo visto anche sugli altri temi. Il nostro impegno è affinché questa proposta diventi legge. Spaventano le libertà delle persone. Il nostro paese è una democrazia vivente solo se le libertà delle persone sono rispettate. Nel momento in cui c'è un controllo delle libertà passiamo ad un'altra forma di paese. Abbiamo capito che il governo è contrario alle coppie dello stesso sesso. Abbiamo capito che questo governo è contrario alle famiglie con coppie dello stesso sesso. Rispettiamo la loro opinione, ma non deve diventare legge perché gli italiani la pensano diversamente.